giornata interessante in municipio, buongiorno a tutti. Finalmente oggi è venuto a interloquire con noi il direttore del municipio, al quale abbiamo sottoposto alcune criticità, come ad esempio la richiesta di accesso agli atti, che lui formalmente, almeno secondo le indiscrezioni riferite dagli uffici tecnici, ha espressamente invitato a non, diciamo, non sostenerci in questa battaglia di richiesta di accesso, ma formalmente dobbiamo fare sempre richieste da presentare all'ufficio relazioni con il pubblico piuttosto che al protocollo, quando invece sappiamo benissimo che il consigliere può direttamente prendere visione di qualsiasi documento pubblico o anche interno dell'amministrazione ai fini di, diciamo, di sostenere le sue battaglie e portare avanti il lavoro istituzionale. Un altro problema che abbiamo: nella nostra aula non funzionano i microfoni, anziché provare alla riparazione lui ha fatto un preventivo di 27.000 euro per sostituirli totalmente, quando in realtà è bastato l'intervento di un tecnico in un giorno a risistemarli, poi improvvisamente e misteriosamente sono invece di nuovo rotti. Un altro impegno che abbiamo denunciato è che lui si era preso carico di effettuare la diretta streaming del municipio, mentre aveva 20-30 giorni, mentre sono passati 3 mesi ed ancora non si vede luce. Ho spiegato al direttore che basterebbero circa 1.000-1.500 euro per operare in tal senso, mentre lui parla di cifre fantasiose, ma evidentemente non è molto aggiornato dal punto di vista informatico. Un altro fatto increscioso che è accaduto oggi è che durante il mio intervento la Presidente Alfonsi ci ha rimproverato di aver fatto cadere il decreto Salva Roma, quando in realtà è completamente diversa. Il Partito Democratico sta prendendo in giro il suo sindaco perché non si fida più né della sua persona né della figura di alcuni assessori come l'assessore Morgante, che cercano in tutti i modi di mandare via, quindi il Partito Democratico sta rallentando il processo di esecuzione dei lavori istituzionali, ed è evidente sotto gli occhi di tutti che è proprio una difficoltà interna a questa maggioranza. E nel dire questo la Presidente Alfonsi ci ha definito buffoni, quindi insomma, ecco, alzando il livello dello scontro evidentemente c'è qualcosa che non sta funzionando in questa maggioranza, e cercano in qualche modo di sviare l'attenzione su quelli che sono invece i contenuti che dovrebbero proporre. Un'altra interrogazione la facciamo presentare, un'altra mozione la facciamo presentare dalla nostra collega Giusi, riguardante Colle Oppio. E dunque, allora, ancora una volta si è dimostrato l'esistenza di questo cosiddetto scudo spaziale intorno al nostro parco di Colle Oppio. Ancora una volta è stata presentata una mozione che riguarda semplicemente la messa in atto di una delibera del sindaco che è attiva tuttora e che riguarda la chiusura notturna del parco, che non viene attuata per una serie di problematiche inerenti alla zona. Ancora una volta la maggioranza fa ostruzionismo e tenta di impedire che con le nostre mozioni possiamo intervenire in qualche modo sulla gestione del parco stesso, sulla sua organizzazione, dimostrando che effettivamente qualcosa sta accadendo lontano da noi, forse nelle stanze dell'assessorato. Sì, brutalmente possiamo dire che anche il consigliere Tozzi aveva ipotizzato l'istituzione di impianti sportivi o costruzioni proprio su una delle zone architettoniche più importanti del mondo, possiamo dire, insomma, ecco, quella è una zona veramente piena di reperti archeologici. Noi vogliamo invece valorizzare la cultura, anche se alla fine possa avere un costo, perché sappiamo benissimo che la cultura non è una mucca da mungere, ma piuttosto è un qualcosa da conservare, anche a costo, visto che paghiamo le tasse, scusami se ti interrompo, qualcuno dei consiglieri ha parlato di mettere a frutto questi beni archeologici. Cosa significhi questa frase? Lo lascio pensare a voi. Secondo me questi beni archeologici sono beni comuni e come tali vanno amministrati, preservati e conservati, e nessun profitto deve essere tratto da questi. Semplicemente i nostri soldi, e ne paghiamo tantissimi, le tasse che tutti i cittadini pagano, devono essere appunto impiegati per preservare e per restituire queste zone all'uso di tutti i cittadini. Benissimo, dal primo municipio è tutto, oggi è 27 febbraio.